Buon pomeriggio! Allora, oggi andremo a provare insieme il silk screen che ho preso sul sito Panda All Selected. Questo è il codice. Ho già tirato una sfoglia di pasta polimerica e questo è il silk screen. Lo vado a posizionare sulla mia sfoglia di pasta polimerica. E mi sono preparata anche questo colore dell'americana, questo è un classico bianco. E ho preparato anche un tamponcino. E adesso andiamo a passare . Ho finito di stendere il mio colore e adesso vado a sollevare il silk screen e vediamo il risultato. E devo dire che il risultato è fantastico. Metto subito il silk screen nell'acqua perché dobbiamo lavarlo subito. E in questo modo togliamo tutti gli eccessi di pittura acrilica e lo possiamo poi riutilizzare tranquillamente. Adesso andiamo a provare a ritagliare con i cutter questa sfoglia. E cosa utilizziamo per ritagliare? Cosa utilizziamo? Allora, questi. Come avete visto, ho provato a ritagliare questa forma, però ho sbagliato perché prima il cutter va passato nel borotalco. In questo modo evitiamo che si va ad attaccare alla pasta polimerica. Quindi lo passiamo nel borotalco e andiamo a ritagliare la forma che ci interessa. Quindi io mi posiziono qui. Così, e vado ad imprimere. Ecco qua, vedete? In questo modo non mi sono portata appresso la pasta polimerica che è rimasta al suo posto. Allora, sotto la mattonella, ma qui sopra ho appoggiato un pezzettino, cioè un foglio di carta da forno. Ci posizioniamo qui e vado a ritagliare anche questa forma. Prendo un'altra formina. Cambiamo e utilizziamo, visto che c'è ancora un pochino di spazio qui, voglio utilizzare anche, proviamo a fare una tartaruga un po' particolare, ma facciamo anche la tartarughina. Quindi mi posiziono qui, vediamo cosa esce fuori, dai, al limite la rifaccio se non viene bene. Particolare, togliamo la sfoglia di pasta polimerica, tanto questa si può tranquillamente rimpastare e ristendere in modo da poter utilizzare nuovamente il silk screen. Allora, devo dire che sono venute carinissime, compresa la tartaruga. Allora, cosa facciamo? Prendiamo subito questa scatolina e andiamo a creare i forellini. Metto a cuocere le mie forme nel fornetto, ovviamente nel forno, e poi andremo a passare sopra anche uno strato di resina UV a protezione di tutto. Ho cotto tutti i miei pezzi e adesso vado a rifilare un pochino i contorni, quindi dove ci sono degli eccessi, tipo qui, ma anche qui, vedete, vado a passare la carta abrasiva. Con calma mi metto a rifilare tutti i miei pezzi e dopo andiamo a resinarli. Su questi pezzi qui
Quindi sui cuori e su queste forme qui ho resinato anche la parte retro. Eccoli qui. Quindi questi li vado a montare, mentre le mezzelune, la tartaruga e gli altri pezzi, questi qui, devo ancora sistemare il retro, quindi devo ancora passarci la resina UV, quindi li faccio successivamente. Allora, ho preparato questa box di anellini in acciaio inossidabile, presa sempre sul sito Panda All Selected. Mi sono preparata questo set, preso sempre su Panda All Selected, di cartoncini per orecchini e bustine. Questo è il codice. Mi sono preparata questi anellini che sono un pochino più grandi, però vediamo se questa misura un pochino più piccolina va bene. In questo modo sono un po' più carini. Però vediamo un attimino, se ci passano. Sì. Ok, perfetto. Quindi scusate, la misura più piccolina va bene. Allora, qui mi sono preparata anche monachella in acciaio, questo cipollottino da 4x6 mm. Ecco qui. Allora, questo è il primo. Primo paio di orecchini pronto. Allora, prendo un cartoncino e li vado già a sistemare. Prendiamo questo colore bianco. Quindi vado ad inserire gli orecchini, eccoli qui. Poi, oh, aspettate, ok, si era agganciato l'anellino. Andrò a mettere anche un gommino qui per bloccare comunque la monachella. Ma sono veramente molto molto belli, semplici ma belli veramente. Cerco qualcosa da inserire qui. Magari qualche altro, o un cipollotto crystal o una perla, insomma, vedo cosa inserire. Quindi poi vado a terminare anche questi orecchini e ve li faccio vedere terminati. Ecco qui gli orecchini ultimati. Allora, questi sono molto molto belli. Qui ho messo un cipollottino crystal AB e ho cambiato la monachella anche a questi orecchini. Allora, devo dire che sono molto belli, sono semplicissimi da realizzare perché, come avete visto, basta una semplice sfoglia di pasta polimerica e comunque su questo blu, che comunque è un color blu jeans, vedete, ci sta bene questo bianco. Ovviamente poi in base alla sfoglia, al colore della sfoglia che utilizzate, cercate di usare un colore acrilico adatto, insomma, che si abbini al colore della sfoglia di pasta polimerica. Bene, io con questo ho finito anche il mio primo video in collaborazione con il sito Panda All Selected e nell'info box, come vi ho detto prima, vi lascio anche il link della box di anellini in acciaio inossidabile e il link del set di cartoncini e bustine, perché sono sempre molto molto utili. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questi orecchini, sono semplicissimi, non ho fatto nulla di che, però è la prima volta che utilizzo il silk screen e mi sono divertita tantissimo. Bene, io con questo vi saluto, vi mando un mega bacione, vi auguro una buona giornata e noi ci vediamo poi con il secondo video in collaborazione sempre con il sito Panda All Selected e con tutti gli altri video. Ciao!